schiena anche. Allora, però... io avevo pensato di farle in piedi, ma sei il doppio di me. Ok. Avevo pensato di metterci... qui, dai, tutto sommato, ma ti incasini. Posso anche sdraiare, anche, no? Allora, intanto una cosa, perché credo che ti capiti abbastanza spesso. Non tutti conoscono... Dammi un po' di luce in sala, per favore. Chi di voi conosce... Nessuno. Non perché l'ha visto una volta, conosce il re... Luce in sala. Chi conosce il rugby? No, non dite cagate. Tutti. Chi conosce il rugby? Le regole, almeno tre regole del rugby. Poi tre regole del rugby. Ecco, vedi, ci sono meno. Esatto. Allora, intanto contestualizziamo. Raccontaci in due minuti il rugby per chi proprio non conosce nulla. Beh, il rugby è uno sport che c'ha, lo dico sempre, c'è un paradosso molto, molto bello e strano, che è l'unico sport nel quale tu devi passare la palla indietro per andare avanti per fare la meta. Ed è molto, e questo è un paradosso della vita anche, no? Perché tu devi andare avanti, ma perché devo passare la palla indietro? Ed è, il rugby io lo definisco così, è una metafora della vita, perché tu devi andare avanti ma passando la palla indietro. Ed è molto bello, e quando lo giochi, quando finisci è molto meno bello per il tuo corpo. Però sì, soprattutto è una famiglia, io ho fatto amici in tutte le parti del mondo e me li porto adesso, perché tu quando vai in campo, io lo dico sempre, tu vai in battaglia, no? Tu c'hai la persona che c'hai di fianco a te, è lì con te, deve difendere te, è lì con te per lottare, e questo crea un legame, penso che te lo porti per tutta la vita, perché è come un po' come andare in guerra, no? Perché alla fine tu vai a lottare assieme, soffri assieme, vivi assieme, vinci o perdi assieme, ed è questa una cosa che te la porti per sempre dopo nella vita. Che bello! Allora, tu non inizi a giocare a rugby da bambino, anzi, no. Scopri il rugby? Io ho cominciato a 17-18 anni a giocare a rugby. Io giocavo a basket e nuotavo prima. Mia mamma non voleva che io giocasse a rugby perché pensava che mi sarei fatto male. Aveva ragione, perché alla fine mi sono fatto male. Però forse è l'unica cosa che io dico sempre, che mia mamma non ha mai avuto, diciamo, non aveva ragione. Perché io volevo giocare a rugby, mia mamma non voleva che io giocasse a rugby. Allora la mia testa calda ha pensato molto bene di finita una partita di basket, di fare qualcosa per sospendermi a vita. Perché io volevo giocare a rugby a tutti i costi. E allora, finita la partita, sono andato, spinto l'arbitro di basket, mi hanno sospeso a vita, e così sono andato da mia mamma e le ho detto: mamma, adesso devo giocare a rugby. E così, è vero, però non sto scherzando. Avevo un sogno e lo volevo compiere. A 17 anni ho cominciato a giocare a rugby. Dopo 6 mesi, matto come sono, ho smesso, perché volevo fare fisiculturismo. Ho fatto il campionato argentino. Dopo sono tornato a giocare a rugby, a 18 più o meno. E a 19 anni ero già qui in Italia a giocare a rugby professionista.